A questo punto, che ancora questa cosa è di nuovo in adattamento, perché quando io arrivo al punto massimo e che accetto, perché quello è il discorso, accettare, ecco che sbatto la testa violentemente contro una colonna che so che è lì da 30 anni, perché io ho fatto mezzo passo qui in là invece che mezzo passo qui in qua, e mi viene un vernocolo così, e di nuovo sono da capo. Sono da capo a chiedermi come mai, perché ho accettato questo tipo di cosa impostami, questa sofferenza impostami, ed ecco che devo essere di nuovo risvegliata alla sofferenza e in modo ancora più. Beh, non ne parliamo. È chiara la domanda, eh? È chiarissima la domanda. Allora, cara Eleonora, mentre tu parlavi e descrivevi la tua esperienza, io vedevo tutti i tuoi amici qua presenti, i quali a volte fanno un passo di più, sbattono violentemente contro una capocciata, contro qualche cosa, e ogni giorno devono ricominciare da capo. Perché quello che tu raccontavi si può vedere in diversi aspetti. Certo, quello che ti riguarda è un problema che poi lo vedremo, cercheremo di vederlo. E come giustamente tu hai detto, questo è un problema all'interno di una società che non è organizzata per i non vedenti, questo è chiaro, questo lo vedremo. Ma il concetto di non vedente è un concetto più vasto nella ricerca di sé, cioè è un concetto che riguarda la realtà e l'irrealtà, il mondo dell'illusione. Chi fa un lavoro su di sé si accorge di essere cieco, cioè si accorge di non vedere, eh? Sono parole di Gesù. Voi pensate di avere occhi per vedere, non li vedete. La maggior parte dei nostri problemi sono proprio dovuti alla nostra cecità nei confronti di ciò che accade realmente. Anzi, direi tutti i nostri problemi, forse. Adesso non voglio entrare in particolari, però è sicuramente così. Un essere illuminato lo potremmo definire come colui che vede la realtà. Vi ho detto spesse volte, il resoconto di Gesù nel Vangelo non è un resoconto filosofico, ma è un resoconto dettagliato della sua diretta visione del mondo. Ci siamo? Mi seguite? Quello che voglio dire è che, da un certo punto di vista, il suo racconto è una cosa che ci riguarda tutti. Ci riguarda tutti perché prima o poi ci dovremmo accorgerci che continuiamo a sbattere la testa contro gli stessi problemi sempre, sempre, sempre. Non vi faccio l'esempio della coppia perché no, basta. Anzi, ve lo faccio. Voi fate mezzo passo in più, prendete una capocciata qui e vi prendete un fidanzato bello uguale. E poi venite qua e dite, ma come mai devo sempre soffrire come una bestia così? In fin dei conti voglio solo uno che mi voglia bene. Oh, vabbè. Ma perché devo soffrire così? Ma voglio solo uno che mi voglia bene. E fino a quando vuoi qualcuno che ti voglia bene, giri e giri, non lo trovi mai. Poi quando tu vuoi bene a qualcuno, allora risolvi il problema. È sempre la stessa cosa. Quindi amplierei un po' il discorso della cecità e lo applicherei a tutti quanti noi. Poi dal punto di vista tecnico, è vero che questa società è organizzata sui ciechi della coscienza e non per i ciechi fisici, diciamo così. E questo è un altro, però è già un piccolo aspetto. Boh. Adesso, per entrare invece, questo è importante. Perché avevo detto questo? Perché, vedete, voi adesso potreste dire, attenzione, è vero che sono cieco, ma lei è più cieca di me. Cercate di capire il discorso da scemi, però cercate di capire. Lei ha raccontato la sua storia e voi potreste dire, cavolo però, lei vede tutto nero e io vedo invece, insomma, poi bianco e nero, un po' da quando c'era la TV a colori, vedo anche la TV a colori, no? Capito? Vedete però qual è il concetto? Pensare che si sia meno ciechi semplicemente perché da un punto di vista fisico le cose funzionano in un certo modo. E non è detto che sia così. Adesso faremo una riflessione su questo, perché è importante. Altrimenti noi ci paragoniamo sempre agli altri, la stessa cosa che vi dicevo prima, vedete? Ci paragoniamo sempre agli altri
Da che punto di vista? Dal punto di vista della società, è sempre un circolo vizioso. Per cui siamo più fortunati di altri, pensiamo di essere più fortunati di altri perché non abbiamo alcuni handicap. Guardate che questo discorso della fortuna e dell'handicap sono una trappola. L'idea dell'handicap è una trappola pazzesca. Sia per chi la subisce perché pensa di essere handicappato, sia per chi non ce l'ha perché pensa di essere fortunato perché non è handicappato. Questa è una menata, questa è una trappola bestiale. Cercate di capire, poi è chiaro che se ci vediamo, che stiamo bene, meglio, però cercate di capire cosa voglio dire, non voglio sminuire la cosa. Però è una trappola questa, perché c'è una società di un certo tipo, standard. Se si rientra in quei canoni non si è handicappati. Questo crea gli handicappati che sono, si sentono emarginati, gli altri che si sentono emarginati, perché si sentono tutti emarginati, però dicono c'è chi è più emarginato di me, tanto vale che mi accontenti. È una società che è un circolo vizioso questo. In realtà l'handicap non esiste dal punto di vista dell'anima. E questo basta fare un lavoro su di sé, certo non in mezza giornata, bisogna prendersi del tempo. Se volete facciamo un lavoro su questo, per capire proprio, capire che non esiste l'handicap, non esiste proprio. Quando voi guardate la vita dal punto di vista dell'anima, lo vedete. Certo dovete entrare, farò 2 giorni sull'immortalità, è il primo weekend di marzo, 5-6 marzo, partecipate, 2 giorni sono pochi, ma sono meglio che niente. Perché sono importanti? Perché se voi riuscite, io spero di farvi contattare l'immortalità, cosa succede? Quando voi contattate questo, quello che vi accade lo inserite in un altro contesto. Fino a quando voi percepite voi stessi come roba che muore, che nasce e che muore, allora l'handicap è un grande peso. Però questo non a livello mentale, se non a livello mentale dice sì, tra 1 milione di anni ci vedrò, chi se ne frega, tanto adesso non ci vedo un tubo. È chiaro questo, è giusta questa cosa. Però a livello di anima le cose funzionano in un modo diverso. È vero, un'incarnazione terrena dura una frazione di secondo per l'anima. È come, io vi ho già parlato di questa cosa, possiamo fare l'analogia tra l'esistenza dell'anima, 1 milione di anni, gli anelli che rappresentano le varie incarnazioni, dove non lo so, come non lo so, quale pianeta non lo so. Quando si esiste, incarnazione non vuol dire venire, non vuol dire l'incarnazione sulla Terra per forza, vuol dire esistere da qualche parte. Moriremo qua e andremo da qualche altra parte, quella è un'incarnazione, da qualche parte, cioè la carne, c'è qualcosa addosso, ce l'avremo sempre, poi è di Braga, sempre. Cioè l'incarnazione non è che si pensa alla reincarnazione, l'incarnazione è la vita, è incarnazione, perché siamo da qualche parte, parliamo con qualcuno e questo vuol dire incarnazione. Allora c'è un'analogia molto stretta tra l'anima e il suo percorso e la vita terrena che parte da qua e finisce da qua, ogni giorno può rappresentare un tipo di incarnazione. Allora, se un giorno voi avete un problema, avete mal di denti, avete mal di testa, un giorno, ecco, quel giorno qua, a 30 anni, 3 mesi, 2 giorni, vi viene mal di testa. Una mattina vi svegliate con mal di testa. È una giornata terrificante. La gente vi parla, dice, guarda, non mi parla, c'è mal di testa, non devo per le scatole, non voglio sapere niente, non mi interessa niente, non voglio sapere niente. Andate tutti a cagare, non mi interessa. Una giornata così. Ma si può giudicare la vita da una giornata? Nessuno ci penserebbe mai. Lo so, mi ricordo, ho avuto il mal di dente, ho avuto un giorno con mal di denti, certo non è la migliore giornata, ma non è che adesso sia ancora lì a dire accidenti. È veramente così, durano una frazione di secondo le cose. Allora, non si può giudicare un'esistenza terrena da un giorno che va che in un certo modo, da un giorno in cui siamo intrattabili, da un giorno in cui soffriamo. Anche se, certo, questo è il modo normale di pensare. Capite? Non vi sto dicendo questo a livello mentale, se no è una masturbazione mentale. Vi sto parlando che quando si contatta la propria essenza si sente proprio il tempo scorrere nella sua qualità, è una cosa estremamente diversa. Allora, se si percepisce che la vita è una benedizione, è un miracolo, in qualsiasi modo essa si esprima. In qualsiasi modo essa si esprima. Ci sono migliaia di testimonianze ormai su questo pianeta. C'è una testimonianza, sapendo che ve la portavo, di un campione di pallavolo americano che è sulla sedia a rotelle, ma è straordinario, era lo schiacciatore della nazionale di pallavolo americana, vinto Olimpiadi e tutto quanto, un incidente sedia a rotelle, dice delle cose che sono di una bellezza, dice prima pensavo di essere vivo e ero morto, adesso che penso di non valere più niente ho ritrovato la vita, dice il padre mi ha dato il senso dell'esistenza, se leggete questa cosa è agghiacciante. È di una bellezza agghiacciante, nel senso di straordinaria bellezza. Ma perché possiamo passare il nostro tempo a dire, povero me, per carità, non sto giudicando nessuno,
Oppure dire, ma perché questa cosa, qual è la mia sensibilità, che cosa mi fa, cosa sto imparando? E non c'è alcun dubbio che chi non abbia occhi per vedere fisici metta a punto un altro tipo di sensibilità, che scriva poesie, che veda il mondo in un altro modo, che veda il mondo all'interno di un altro contesto. Certo che se voi vi dite, ma la mia sensibilità sarebbe uguale anche se ci vedessimo, lo so, secondo me non è così. Perché io adesso, in questo istante, sono esattamente la somma di tutte le esperienze che ho vissuto nella mia vita, neanche una esclusa. Tutto quello che mi è successo, anche le cose più insignificanti, una persona che ho incontrato su un tram, qualsiasi cosa, tutto quello che ho fatto sono esattamente adesso il risultato di ogni frazione di secondo, nessuno escluso. E ogni frazione di secondo ne capisco la sacralità, ogni frazione di secondo mi è servita per vedere qualcosa, e quante volte ho sbattuto la testa contro qualcosa, e quante volte mi sono accorto di essere cieco, e ancora oggi io sono cieco. Allora, il lavoro su di sé in cosa consiste? Non consiste nel paragonarsi agli altri, certo lottare per avere dei passaggi dove si possa passare, voglio dire, questo è un altro discorso, per lavorare affinché chi ha degli handicap possa vivere, questo è un altro discorso, ci mancherebbe, questa è testimonianza, impegno sociale, civile, ci mancherebbe, però ognuno di noi deve cercare di capire lì la nostra sensibilità come nasce, cioè percepire come le cose siano importanti. Certo, se continuiamo a dare la colpa agli altri è un disastro, insomma. È un po' quello che dicevo prima, sarà stata la società, sarà stato qualcosa, mettici una pietra su e cerchiamo di vedere come questa cosa può essere trasformata. Non è possibile che ci siano delle persone non vedenti che sono disperate? Non possiamo forse comunicare a loro e dire, guarda, io sono vedente, ho cercato di farmi una vita, ho cercato di trovare un senso, a volte sbatto la testa contro una colonna, abituati. E poi potreste anche dire, comunque anche gli altri sbattono la testa contro una colonna, non è che cambi poi molto, io conosco uno con la moto, che lui è uno specialista degli alberi e dei paracadi. Eppure ha due grandi occhi azzurri, però ci vede un tubo, cioè lui vedo un paracarro, cioè quello è mio, capito? Allora, funzionano un po' così le cose, va bene? Vedete che è un po' lo stesso discorso che dicevo prima, e capite che non c'è niente in me per diminuire o svalorizzare le vostre sofferenze, non è questo, non è compito mio. Però cerchiamo di trasformare questa cosa in qualche cosa di costruttivo, qualche cosa che sviluppa la bellezza.